In una città che racconta una storia di passione, di arte e comunità, Banca di Pesaro è un punto d'incontro. La cultura unisce e ci fa crescere insieme. Per questo Banca di Pesaro si impegna a sostenere la capitale italiana della cultura 2024, poiché una comunità che vive di cultura è sinonimo di un futuro brillante. Dal 1973 progettiamo e realizziamo macchine e linee complete di confezionamento. Da oltre 50 anni, flessibilità, cura del cliente, passione e innovazione. OMAG è il lavoro di squadra. Come in una famiglia, condividiamo il talento e l'esperienza. Da Gradara e in tutto il mondo troviamo soluzioni innovative per il packaging del futuro. Perché il futuro è il nostro tempo. Confcommercio Marche Nord, tra i sostenitori di Pesaro Capitale Italiana della Cultura 2024, vede in quest'anno un grande riconoscimento dalle grandi prospettive future che ribadisce la ricchezza di un intero territorio. Essere riconosciuti come Capitale Italiana della Cultura è un avvenimento importante per tutta la provincia, non solo per la città di Pesaro. Un avvenimento che conferma la qualità della nostra offerta culturale, ma nello stesso tempo anche la qualità ambientale del nostro territorio. Oltretutto riteniamo che non solo per l'anno 2024, ma per gli anni a seguire, questo riconoscimento con tutti gli eventi che si stanno organizzando a Pesaro in provincia può rappresentare un trampolino di lancio per i prossimi anni, per un decennio almeno, per tutta la provincia. E quindi l'auspicio, ed è uno dei motivi per cui abbiamo dato il nostro sostegno a Pesaro 2024, è l'aumento delle presenze turistiche, un turismo più consapevole della bellezza e del ruolo che Pesaro e la provincia hanno nel panorama turistico nazionale e internazionale. Dalla destagionalizzazione del turismo ad importanti eventi. Il direttore Varotti fa il punto sul turismo, ma anche sulle iniziative in programma di Confcommercio sul territorio. La Capitale Italiana della Cultura può portare, come sta portando, a Pesaro tanti turisti, tanti viaggiatori che escono un po' dal cliché classico del turista stagionale che viene magari a Pesaro per il mare o per gli eventi sportivi. Viene attratto da questa comunicazione che è stata fatta e che anche noi continuiamo a fare a livello nazionale di Pesaro Capitale della Cultura. Già i dati in nostro possesso relativi alle festività appena trascorse e anche le prenotazioni per i prossimi mesi ci lasciano veramente molto ben sperare riguardo a questa stagione. Non è vero che sono venuti a Pesaro solamente, come qualcuno dice, i turisti sportivi, i ragazzini che partecipano a tornei di basket ed altro. Ci sono in giro tanti turisti, tanti viaggiatori, non i soliti insomma, che vengono alla nostra città, attratti da Pesaro Capitale della Cultura. Noi stessi che abbiamo avuto un problema per organizzare un evento a giugno, abbiamo dovuto spostarlo a novembre perché non trovavamo camere 4 stelle in grado di ospitare i partecipanti a questo nostro importante evento che è la riunione dei direttori provinciali di Federalberghi. Poi il 5-6 di settembre abbiamo organizzato il forum di Impresa Cultura Italia, che è l'associazione delle imprese culturali e creative di Confcommercio, presieduta peraltro da Carlo Fontana, già sovrintendente alla Scala, al Teatro alla Scala di Milano.
Poi siamo molto impegnati nel sostenere dal punto di vista promozionale e pubblicitario Pesaro 2024. In ogni nostro evento, in ogni iniziativa, in ogni opuscolo che andiamo a presentare nelle fiere nazionali e internazionali, o come è capitato nei giorni scorsi al Senato della Repubblica con l'itinerario della bellezza, largo spazio viene dato a Pesaro 2024. La stessa cosa abbiamo fatto con i weekend gastronomici appena partiti, dove abbiamo deciso di dare grande spazio a Pesaro 2024, perché riteniamo che questo sia veramente, come dicevo, un trampolino di lancio per un turismo diverso, un turismo di qualità, un turismo 365 giorni all'anno. In una città che racconta una storia di passione, di arte e comunità, Banca di Pesaro è un punto d'incontro. La cultura unisce e ci fa crescere insieme. Per questo Banca di Pesaro si impegna a sostenere la capitale italiana della cultura 2024, poiché una comunità che vive di cultura è sinonimo di un futuro brillante. Dal 1973 progettiamo e realizziamo macchine e linee complete di confezionamento. Da oltre 50 anni, flessibilità, cura del cliente, passione e innovazione. OMAG è il lavoro di squadra. Come in una famiglia, condividiamo il talento e l'esperienza. Da Gradara e in tutto il mondo, troviamo soluzioni innovative per il packaging del futuro. Perché il futuro è il nostro tempo.